niente. Perfetto. Non so altre persone. Ciao. Okay. Aspettiamo Francesco Fresu, poi si può iniziare la live. Stiamo aspettando Francesco Fresu, poi possiamo iniziare la diretta. Tanto come state? Come state passando questo primo maggio? Scrivetecelo nei commenti. Sì, passiamo un po' il tempo intanto che aspettiamo Francesco. Ok, ce l'abbiamo da lì. Vai. Ciao. Ciao. Come stai? Tutto bene, voi? Bene. Abbastanza bene. Bene, oddio. Come va sta quarantena? Come? Come va sta quarantena? Ah, come va? Male per tutti, credo, no? Tra lavoro, chi sta riuscendo a lavorare, casa, lavoro. Poche alternative. Purtroppo. Innanzitutto buon primo maggio. Altrettanto a voi. Okay, di solito oggi. Come? No, dicevo oggi di solito è la giornata di uscite, scampagnate, mare, invece. Sì, da noi qua è di solito la giornata di fiere, invece non c'è nessuno in giro. Ah sì. Troppo. Quando ci sei noi si può iniziare la live, le domande. Aspettate che forse, ecco qua, ho cambiato connessione che qua non è proprio il massimo. Vai, ecco. Siamo? Ok, sì, allora, abbiamo una lista di domande che abbiamo ricevuto nelle storie. Poi, naturalmente, se qualcuno volesse aggiungerne altre durante la diretta può commentare sotto, appunto, e noi le faremo. Comunque, se vuole dire qualcosa. Sì. Sì, ho pagato un po' di gente per fare un po' di domande, adesso vediamo se le fanno. Ma se pronto si inizia. Come? Se sei pronto si inizia. Aspettate un secondo, che prendo le cuffie che magari sento meglio. Ok. Perché ho una connessione non proprio al top e quindi tranquillo, vai e viene.
Pare, credo, eh. Se riesco a far star fermo il telefono. Beh, forse ci siamo. Vai. La prima domanda che ci hanno fatto è un classico: è come ti sei appassionato al mondo del rally? Ma allora, noi da piccoli abbiamo avuto Rally Costa Smeralda, che nel mio paese, il mio paese si chiama Berchidda, praticamente negli anni 80, quando il Costa Smeralda era gara del campionato europeo, ed era una gara veramente importante, era a livello di mondiale, perché c'era la Lancia Martini che la usava come gara test, quindi venivano tutti i piloti ufficiali, tutti anche gli altri, le Audi. E quindi nel nostro paesino, dagli anni 80, il rally era una cosa di moda, cioè ogni anno era una tappa fissa, e quindi crescendo con il rally dentro casa ci siamo appassionati per forza, ecco. È stata una conseguenza. Per fare un esempio, avevamo una prova speciale che arrivava da una parte del paese e finiva proprio all'ingresso del paese. Poi avevamo il parco assistenza dentro il paesino. Il nostro paese sono 3.000 abitanti, quindi ovviamente non è grandissimo. E c'era l'altra prova speciale che partiva dall'altra parte del paese. Quindi eravamo proprio chiusi in casa, felicemente chiusi in casa per il rally. Quindi tutto quanto intorno al paese. Come? Tutto quanto intorno al paese, via. Sì, eravamo proprio coinvolti, passavamo dei giorni dove, anche perché prima i rally iniziavano nei giorni prima, perché c'erano le ricognizioni di allora erano come delle gare, quindi si stava tutta la notte, tutto il giorno, aspettare che passassero i piloti provando il percorso, era proprio una cosa sentitissima. E siamo cresciuti appunto con la passione della corsa. Qual è stata la tua prima macchina su cui hai gareggiato? Allora, la prima gara l'ho fatta nel 2006, sono passati un po' di anni, con una Clio Williams, con quello che tra l'altro è mio cugino, mi ha fatto da padrino di cresima, un amico da sempre praticamente, ed è stato il Rally del Vermentino, che è il rally che organizziamo nel nostro paese a Berchidda, che adesso è campionato terra, e all'epoca si faceva su asfalto, e quindi l'esordio in casa con una persona di famiglia, con una macchina che tra l'altro è sempre stata bella, la Clio Williams, quindi diciamo un bel esordio, ecco. Quindi abbiamo finito la gara, è andata anche bene, bel esordio. Il rally più bello a cui hai partecipato? Questa è una bella domanda, perché ho avuto la fortuna di fare un po' di rally belli, a parte, come dicevo, il rally Vermentino, che essendo il rally di casa è sempre diverso, però forse il rally mondiale, per il fascino che ha correre il rally d'Italia in mezzo ai piloti più forti del mondo, diciamo che sicuramente è tra i più belli, come tutte le trasferte fatte all'estero, che ti lasciano sempre qualcosa di particolare, perché sono sempre esperienze totali, non solo sportive. Bene, a cui si partecipare? La gara forse dei sogni è il rally della Finlandia, il famoso, forse per me perlomeno il rally più famoso che c'è, quindi se dovessi scegliere una gara da voler fare nella mia vita, sceglierei sicuramente quella, per il fascino che ha e per la tradizione che ha, insomma. Allora, come mai hai scelto di diventare copilota e non pilota? Diciamo che guardando il portafoglio ho detto sicuramente il pilota viene male farlo, perché la verità è stato quello il primo motivo che mi ha spinto a diventare copilota. Però forse diciamo che per fare il pilota ci vogliono sponsor, capacità di guida. Il navigatore è stato il primo passo più facile per arrivare a correre. E quando ho iniziato poi mi è piaciuto, quindi non ho mai avuto, ho avuto anche la possibilità di guidare, devo dirlo, però non ho mai avuto quella spinta per farlo, perché già non sono bravo facendo il navigatore, se si mette a guidare ancora peggio, quindi rimaniamo dove siamo, dai.
Un'altra domanda che ci avevano fatto è: hai mai aleggiato sul sedile sinistro? Se no, ti piacerebbe farlo? Allora, non l'ho mai fatto, non ho mai guidato in gara, diciamo. Ripeto, ho avuto la possibilità. Mi è stato anche detto, fai la gara, avevo anche la macchina a disposizione per farlo. Diciamo che avevo tutto per poter correre, però non ho mai avuto quella voglia particolare di guidare, ecco. Mi piace navigare, alla fine mi diverto a fare il navigatore. Chissà, magari un domani, ma non è una priorità, ecco. Preferisci asfalto o sterrato? Allora, mi sono sempre divertito su qualsiasi macchina, su qualsiasi superficie, però lo sterrato comunque regala sempre emozioni un po' diverse perché non sai mai al 100% cosa succede, cosa sta per succedere, quindi diciamo che lo sterrato rimane sempre il preferito. Allora, ci chiedono nelle domande della diretta. E non vorresti fare almeno una cronoscalata? E Andrea è uno di quelli che ho pagato per scrivere. No, ho avuto la possibilità principalmente di fare delle cronoscalate o degli slalom, perché avendo i miei piloti che corrono abitualmente un po' in tutte le discipline, a volte avanza una macchina e mi dicono: dai, ma perché non vieni a correre, vieni a correre anche a te? Ripeto, non è stata mai una priorità, non è una cosa che ho mai valutato veramente per farla, ecco. Okay. Giovanni Akenza ci dice: domandavi da bambino a vedere le gare in salita. Giovanni Akenza, oltre ad essere una persona di famiglia, dovete sapere che anche è un campione paralimpico, visto che è intervenuto, quindi bisogna dirlo, perché l'ultima Olimpiade ha fatto medaglia di bronzo nella sua disciplina. È una persona che mi ha spinto in questo sport, oltre a quello che dicevo del mio paese, perché con lui da piccolo ho seguito tutte le gare di zona, facevamo veramente tappa fissa. Quindi tutte quelle di zona che ci si facevano in qualsiasi tipo di gare, dagli slalom alle cronoscalate alle semplici gincane, andavamo con lui a vederle. Lui è stato uno di quelli che mi ha spinto verso questa passione. Ok, tanto faccio i complimenti a Giovanni per il bronzo. Complimenti. Com'è Lui è stato fa molto per davvero. te? Come? Lui è una persona conosciuta davvero sportivamente. E lui lo sportivo di famiglia, dai. Com'è stato per te aver partecipato per più anni alla Rally Italia Sardegna? Lo dicevo prima, partecipare a Rally Italia Sardegna è un qualcosa di diverso, perché comunque a parte che la gara, una gara su 4 giorni, più ricognizioni, verifiche, eccetera, eccetera, quindi parliamo già di una gara che è pesante a livello anche fisico, mentale, da fare. E poi, soprattutto il primo che ho fatto nel 2012 è stato veramente una serie di emozioni, perché entrare dove entrava Lebb, girarti e vedere Solberg, piuttosto che i campioni, diciamo, affermati, faceva veramente un effetto particolare. E quella è stata una delle cose, sono quelle persone che vedi magari in televisione o vedi nei giornali, quando ti ci trovi vicino sembra quasi strano, ecco. E poi, vabbè, tutto il contesto, io lo racconto sempre. Sono arrivato nel 2012 a fare il mondiale, che forse avevo già fatto una 40-45 gare, ora non ricordo. Pensavo che fosse una gara simile alle altre. La prima prova si faceva 35 km forse di notte in un bosco. Io, quando ho finito la prova, a parte che penso di aver fatto anche qualche preghiera durante la prova speciale, perché ero sfinito, non ce la facevo più mentalmente a seguire le note, ho fatto veramente fatica. E la notte sono andato a letto preoccupato per il giorno dopo. Dicevo, ma io non ce la faccio domani a seguire questi ritmi e a stare, cioè, a questi livelli. Forse in quel momento pensavo che fosse troppo per me, invece poi è stato un meccanismo che è diventato tutto normale, ecco. Però è veramente tante emozioni e belle cose per partecipare a una gara del genere. Purtroppo ultimamente in Sardegna stanno calando molti rally. Cosa ne pensi di questo calo? Non è facile organizzare. Io, come dicevo, oltre a correre, sono uno degli organizzatori del Rally del Vermentino, e veramente
per oggi, per organizzare una gara ci vuole passione, devi riuscire a recuperare tutto il budget che ci vuole, perché stiamo parlando di tanti soldi per fare una gara. Ora, tra norme di sicurezza giuste e tutte le cose che ruotano attorno, ci vuole tantissimo lavoro, tantissima burocrazia, tanto impegno, tante persone. Noi abbiamo la fortuna di essere un grande gruppo e riusciamo a portare avanti la gara veramente perché siamo in tanti e tutti lavorano e fanno la loro parte, e quindi diventa difficile se mancano tutti questi componenti, e capisco che non è facile per gli organizzatori oggi. E in Sardegna sono rimaste poche, perché sono poche le persone che riescono ad arrivare a tutto ciò, ad avere un gruppo che organizza, a recuperare le risorse per farlo, insomma. Non è facile davvero. Secondo te ci può essere qualche soluzione nel caso di incrementarli o no? Allora, alla fine siamo rimasti pochi come organizzatori, perlomeno qua in Sardegna. Ci vorrebbe gente che ha voglia di impiegare tanto tempo libero e passione, perché l'unico modo, perché non è un ritorno economico, perlomeno ai nostri livelli, se vai a zero hai fatto un grandissimo lavoro, quindi se è già difficile andare a zero, non avere un euro in tasca, e devi trovare le persone che fanno tutto gratuitamente e ci lavorano tantissimo. Non è facile, come dicevo prima, non è facile davvero, quindi trovare una soluzione, speriamo che continuiamo a fare a meno quelli che ci sono, perché tra problemi vari non è facile tenerne anche questi. Allora, Andrea ci chiede: a fianco a che pilota vorresti correre? Questa può essere una bella domanda. Allora, da quando ho iniziato a correre non ho mai fantasticato su vetture o piuttosto che piloti, anche perché, faccio l'esempio, corro già con dei piloti che per me, quando ho iniziato a correre, erano inavvicinabili, perché correndo principalmente in Sardegna con la famiglia Marrone e con Francesco soprattutto, che il più grande dei tre, quando ero ragazzino per me lui era l'idolo locale. Intanto è vero che è una cosa che racconto sempre, che avevo scritto anche nei social: nel 2004, il primo anno del mondiale, lui li ha fatti tutti qua in Sardegna, sono andato a farmi una foto con lui, perché rappresentava il pilota locale, e poi dopo 8 anni sono finito a correrci io nel mondiale, quindi è una cosa strana, se vogliamo. Stesso discorso per Paolo Diana, che è nato prima come amico, però Paolo è un personaggio a livello internazionale che penso che tutti vorrebbero prendere il mio posto almeno per un giro, quindi penso che attualmente corro con dei piloti che veramente non mi viene, certo, pensare a quelli del mondiale, fare una gara mondiale con i piloti ufficiali, però non ho quelle mire, anche perché so che arrivare a quei livelli deve fare tutto un percorso da piccolo, quindi non ho mire particolari, ecco. Allora, hai appena citato Paolo Diana. Com'è che vi siete conosciuti? Allora, con Paolo è nata l'amicizia principalmente. Tra l'altro ho visto che prima è entrato, tutto zitto, però mi è sembrato di averlo visto partecipare, me l'avevo anche detto. Vediamo se c'è ancora. È nato Sì, c'è ancora. C'è. Con lui è nato forse nel 2010, quindi parliamo già di una decina d'anni fa, quando, sempre come dicevo, legato all'organizzazione del Rally Vermentino, nei tanti discorsi che si fanno abbiamo detto: ma perché non troviamo qualcuno, magari come apripista, che regala un po' di spettacolo, sai, perché sui rally su asfalto è bello vedere i piloti andare forte, fare le traiettorie, però manca sempre quel pizzico di spettacolarità di una macchina di traverso, piuttosto che, insomma, di qualcosa di diverso. Allora non ricordo se mi capitò un video su internet o se un amico mi disse proprio: guarda che c'è questo ragazzo di San Marino con il 131 che fa guida veramente in una maniera spettacolare. Allora ho iniziato a cercare su internet e ho visto in effetti che già qualche video, diciamo, suo avevo visto. Parlandone con gli altri dell'associazione abbiamo detto: proviamo a contattare questo ragazzo, sai, magari può darsi che può essere interessato a venire a fare un po' di show qua. Ed è nato così, da qualche messaggio su Facebook, poi abbiamo preso il contatto e alla fine è venuto davvero, e da lì poi è nata, insomma, l'amicizia e tutto quello che c'è ora dopo tanti anni, ecco.
il vostro è un grandissimo rapporto di amicizia e anche un rapporto di fiducia, perché sei in macchina. Sì, allora io e lui nasciamo veramente prima come amici, perché poi da due persone, le persone a volte si trovano. Quando è venuto qua il primo anno, ci siamo veramente divertiti, ci siamo trovati, perché lui è diventato uno di noi, come ha detto lui in qualche intervista, ma proprio perché forse caratterialmente il modo di fare e il modo di divertirsi è simile al nostro, e quindi abbiamo legato proprio, è nata proprio un'amicizia. L'iniziare a correre è stata una conseguenza dopo qualche anno, perché comunque sia io e lui rimaniamo amici, siamo degli amici, ci sentiamo spesso, c'è veramente un rapporto bello, e quello di correre assieme è nato dopo, è nato tra l'altro perché lui è una sua scelta, diciamo un po' anche dettata al voler forse dare anche un ringraziamento per come si era trovato qua da noi, quindi chiamar me per lui non era solo chiamar me, ma chiamare tutta l'associazione che c'è dietro lì del Vermentino, che, con cui è nato questo rapporto eccezionale che abbiamo da tanti anni. E è stata tutta una conseguenza, insomma. Tra l'altro vedo che scrivono, alcuni dell'associazione salutano, mi chiedono di Ciku, che è un altro dei nostri ragazzi, quindi ci sono, li vedo. Infatti dicono Ciku c'è, preso, sei bellissimo. Ovviamente. Mi aspettavo qualche amico che dicesse qualcosa, mi aspettavo. Stefano, tra l'altro, è un grandissimo navigatore, un altro, è uno che corre anche lui a ottimi livelli, ed è una persona anche lui speciale con cui abbiamo un'amicizia da tanti anni, corriamo nello stesso team, quindi ha scritto che sono bellissimo, ovviamente anche lui è di quelli pagati per scrivere qualcosa. Allora, Paolo 998 ci scrive: hai corso anche nel round dei due comuni, Tula-Erula? Se sì, con quale macchina? Sì, il round dei due comuni l'ho fatto sempre con Francesco Marrone, che è il pilota con cui corro spesso qua in Sardegna, con la Mitsubishi Lancer, e per noi è stata una gara un po' travagliata, forse abbiamo fatto quinti, se non ricordo male. Tra l'altro in quella gara lì l'ha vinta Paolo Andriucci, che è venuto giù a fare un test con la Peugeot 207 Super 2000, secondo forse aveva fatto Perico, e terzo credo Nucita, che correva con l'R3, quindi insomma avevamo un parco partenza niente male, e noi ci siamo giocati forse il quarto o il quinto, adesso non ricordo se abbiamo fatto quinti o sesti, fino all'ultima speciale, ma diciamo che una prova ci siamo girati, nell'altra quando siamo partiti noi è venuto giù il nubifragio, non siamo riusciti fino alla fine a lottare per la posizione, però diciamo che abbiamo più o meno ottenuto il massimo che si poteva per quella gara, visto chi c'era davanti a noi. Allora, parlaci della 131. La 131, sono uno fortunato di poterci salire più o meno ogni anno, ho anche apprezzato tutte le evoluzioni che ha fatto Paolo negli ultimi anni, perché forse la prima gara l'abbiamo fatta assieme nel 2015, quindi ho visto la macchina che è andata sempre in fase crescente nelle evoluzioni. È una macchina che è fatta, anche se è fatta, come dice lui, in casa, perché ci lavorano tanto lui, i ragazzi della Scuderia Malatesta, è una gara che ti dà, a parte l'emozione che ti dà, ma molte sono dovute al fatto che la usa lui e come la usa lui, però è una vera macchina da corsa. Io la prima volta che ci sono salito l'impressione è stata come quella di una Super 2000, di una macchina che avevo corso tra l'altro in quel periodo, e ti dà, cioè, è una macchina che comunque frena tanto, ha un bellissimo assetto, ha un gran motore, è abbinato alla sua guida, diciamo che è bella, una macchina che poi io sono sempre stato un po' appassionato anche della storia dei rally, quindi delle 131, delle Delta, di quelle macchine lì, e, insomma, correrci sopra è veramente tanta roba. Ci scrivono nei commenti Andrea De Tank: ora ti metto in difficoltà, chi ha il piede più pesante nella famiglia Marrone? Ha ragione, che mette in difficoltà, perché sono tre, sono il padre e due figli che corrono, Francesco e due figli, Fabrizio e Stefano, e io, essendo un navigatore di famiglia, uno dei navigatori di famiglia,
corro con tutti e tre, dipende dalla gara di come vanno le cose, quindi tipo l'anno scorso ho corso con tutti e tre due gare, forse con ciascuno, sono tutti e tre velocissimi. Francesco, come dicevo prima, è il mio idolo da piccolo, quindi se è arrivato a correre con lui ci ha fatto forse 28 gare, credo, tra cui 8 mondiali, insomma, ci siamo tolti anche delle belle soddisfazioni. Quest'anno abbiamo fatto terzi degli italiani nel WRC, secondo il Rally del Vermentino, abbiamo fatto terzo in un Rally Costa Smeralda, insomma, sono arrivati anche dei bei risultati, quindi lui rimane sempre quello che mi ha dato più soddisfazione arrivare a correrci, ecco. I figli sono bravissimi, con Fabrizio nel 2018 abbiamo vinto il Rally della Sardana ed era la sua prima gara con una macchina vera, perché veniva da 8-9 gare con una Saxo N2, siamo saliti su una Super 1600 per la prima volta. Eravamo insomma una decina di macchine per poter competere per la vittoria, tra cui gente che aveva corso tante gare con macchine del genere. Abbiamo vinto un po' a sorpresa, quindi per dire un po' che anche i figli sono fortissimi. Anche Stefano con la Mitsubishi ha fatto dei podi al Rally del Vermentino quando era su asfalto, ha fatto un terzo assoluto con la Mitsubishi, insomma parliamo di gente che va forte, che quando corrono gli altri sanno che per vincere la classe o la classifica che c'è in palio devono competere con loro, sanno che loro sono lì nei primi posti, ecco, quindi sono tutti e tre fortissimi. Okay. Nei commenti Piga Massimo scrive: non fidatevi di quel giovanotto. Lui è uno di quelli che quando ho iniziato a correre mi ha aiutato, perché Massimo, oltre ad essere un caro amico, è la persona che mi ci ha fatto sedere con quel pilota che dicevo, con Francesco Marrone, perché Massimo è stato il suo navigatore per diverso tempo di Francesco, e in più lui aveva una Saxo e faceva dei rally su asfalto come dei nazionali, e io navigavo Massimo. Quindi quando io ho iniziato a correre con Massimo un navigatore, mi ha detto un giorno: Fra, dice, tu devi correre con Francesco Marrone, dice, secondo me tu puoi arrivare a correre con uno come lui, vi trovate bene. E io dicevo: Massimo, ma secondo me è troppo correre, cioè non avevo questa grande esperienza all'epoca. E lui se l'è messo in testa sta cosa, fin quando a un rally del Vermentino, forse nel 2009, ha dato la sua macchina, che aveva una Saxo Gruppo A, a Francesco Marrone per farlo correre con me. Quindi ha organizzato praticamente una sorta di matrimonio dove Francesco ha guidato e io ho navigato. E lì devo dire che aveva anche ragione, perché ci siamo trovati sia come persone che come macchina, come equipaggio. E da lì è iniziato insomma tutte le gare che sono venute, anche il lavoro, perché lavoro con la sua famiglia, lavoro nella loro attività, quindi è nato qualcosa di più di una semplice gara. E lui mi dice: non fidatevi di quel giovanotto, perché va sempre a dire in giro che gli ho fregato il sedile da navigatore. Ovviamente non è vero, perché mi ci ha messo lui, quindi la sua battuta era quella. Allora, nei commenti ci fa una domanda Giovanni Anchenza: saliresti su un S4 con Francesco Marrone? Magari, perché Francesco ha corso, quando andavamo con lui a vedere gli slalom, Francesco spesso usava l'S4 di Cesare negli slalom, che all'epoca, una volta che hanno smesso di correre nei rally, si potevano utilizzare lì. È uno dei miei rimpianti non averlo conosciuto all'epoca, anche per farmi solo un giro, perché l'S4 rimane forse la macchina più desiderata, diciamo, di quelle da corsa, e sapere che mio attuale pilota l'ha usata per tanti anni, non averlo conosciuto in quel frangente per sedermi anche a fare un piccolo giretto, un po' mi dispiace, quindi assolutamente ci salirei. Poi ancora nei commenti dicono Federico Isacchi: i figli danno più soddisfazione al bar? Vabbè, diciamo che abbiamo le tradizioni di fare anche la terza tappa, e a volte siamo molto competitivi dopo la gara, quindi, però anche lui si difende, devo dire la verità. Descrivici con un solo aggettivo Rally Legend. Unico. Rally Legend è un po' di anni che voglio andare a vederlo, ma o capita una gara concomitante o un impegno o l'altro, non riesco mai a parteciparvi in nessun modo. Però hanno creato qualcosa di veramente unico, perché ora vedere tutte quelle macchine lì che hanno fatto la storia dei rally, con quei piloti che vanno a partecipare, con lo spettacolo che c'è, penso che non ci sia un'altra manifestazione al mondo che abbia quel tipo di livello, insomma, anche per
per la gente che ci va, per tutto, no? È veramente una gara unica. Qual è stato il tuo più brutto incidente? Allora, il più brutto incidente, l'ho avuto qualcuno, diciamo, ho avuto la fortuna di non essermi mai fatto praticamente niente. Forse la volta dove ho preso qualche colpo in più è a un rally di Corte, in Corsica, sarà già quasi una decina d'anni, con un amico che siamo finiti giù in una scarpata, come capita soprattutto in Corsica, che è un posto dove le scarpate sono molto presenti, e abbiamo capotato un po' di volte, quindi lì ho preso qualche colpo. Come forse la volta dove ho preso più colpi, ecco, è stata quella. Poi l'incidente brutto a livello di paura forse è stato uno. Ne ho avuto anche un altro 2 settimane dopo quello in Corsica, niente male, sempre un altro amico qua in Sardegna. Come paura, che non si può neanche definire un incidente, forse l'ho avuta con Paolo, quando siamo andati a fare un Rally Legend in Austria, è nata tutta una situazione un po'... Adesso ci ridiamo perché è nata comica. Praticamente salivamo... in una prova speciale che finiva ai piedi di un ghiacciaio, quindi era una strada che non era aperta al traffico normale, ma penso che la usassero solo per gli approvvigionamenti lì alle strutture che ci sono in alto, quindi c'era molto ghiaccio, perché penso che stia 10 mesi l'anno almeno coperto di neve quel tratto lì, quindi in quei 2 mesi non era una condizione normale, tant'è vero che a bordo strada vegetazione zero. Siamo arrivati su perché salivamo tutti su, facevamo un riordine e poi dovevamo riscendere tutti. E diciamo che tutti quanti ci hanno visto salire, mentre gli altri magari stavano un pochino più attenti, Paolo con la sua guida, non è che non sta attento, ma è il suo modo di guidare, andare forte sempre e comunque. E quando siamo arrivati su, la gente ce l'ha un po' tirata, perché ci diceva, oh, Paolo, mi raccomando, stai attento quando vai giù, perché sai, qua è pericoloso. Quello che spaventava di questa prova speciale è che ai bordi della strada non c'era protezioni, non c'erano rail, non c'erano cespugli e c'era un dislivello da paura, perché finiva sotto in una diga che se ti affacciavi a guardare cosa c'era sotto facevi fatica a vedere cosa c'era, perché era veramente tanto il dislivello. E quindi erano tutti lì che ci dicevano stati attenti, ci mettiamo in colonna per partire e per scendere e... tutti quanti facevano anche sorridere, perché quando vedevano che eravamo noi dietro, quindi Paolo, si spostavano, non volevano partire davanti noi perché avevano paura magari che li prendevamo, avevano paura che facessero brutta figura perché li avremmo raggiunti, e quindi pian piano si spostavano e ci facevano di mano dal finestrino della serie, vai avanti tu, e alla fine ne siamo partiti. Detto fatto, abbiamo fatto un pezzo di strada, arriviamo in una curva, la macchina ha perso troppo aderenza e siamo andati sotto. Siamo usciti... La cosa brutta è stata che ci siamo girati e siamo usciti col posteriore, quindi mentre scendevamo giù non vedevamo cosa c'era. E lì per lì il pensiero è stato andiamo giù per troppo, perché c'era un dislivello della Madonna, quindi diciamo, io ho pensato veramente, è stato qualche secondo di terrore, perché per me non finiva bene. Invece la fortuna è stata che c'era una sorta di falso piano, e quindi la macchina ha fatto qualche metro che scendeva e poi si è adagiata in questi 5 metri di falso piano e si è fermata lì. Quindi siamo rimasti tutti e due prima fermi e allacciati. Paolo mi ha guardato, guarda se c'è ancora strada sotto, perché potevamo essere anche in bilico. Quindi ho aperto lo sportello senza slacciarmi per vedere cosa c'era, mi sono girato piano piano, vedevo che ancora c'era un po' di vegetazione, un po' di terreno. Allora mi sono slacciato, mi sono affacciato e gli ho detto no, ok, siamo fermi, c'è ancora un po' di terreno, non andiamo giù. E quindi siamo scesi dalla macchina, insomma, la macchina non si è fatta quasi niente. Giro di 5 minuti sono arrivati di tutto, ambulanze, vigili del fuoco, perché ci hanno visto in diretta, come siamo spariti dalla strada, forse da su non vedevano che c'era questo falso piano e quindi magari non ci hanno visto che eravamo fermi lì, pensavamo che eravamo andati sotto, quindi è arrivato di tutto in 5 minuti. Invece noi in realtà eravamo già lì fuori dalla macchina, che già ci si scherzava. Tempo di 5 minuti, hanno agganciato la macchina, ce l'hanno tirata su in strada e siamo ripartiti. Peggio di prima, ovviamente, perché Paolo
è fatto così, non è uno da mezze misure, quindi siamo ripartiti a camminare come stavamo camminando prima di andare giù. Quella è stata forse la volta che ho avuto più paura, diciamo, dai. Nei commenti scrivono Massimo 6767, trovati un difetto perché i pregi li conosciamo. Ah, Masino, perché Masino è un amico che anche lui corre, è un ottimo pilota che ha fatto anche lui degli ottimi risultati. Difetti ne ho tanti, non uno. Non lo so, come a livello di corse, forse a volte magari potrei prendere un pochino meno seriamente, invece quando si tratta di correre cerco sempre di prenderla nel miglior modo possibile, perché poi quando vai a correre in macchina è giusto anche, insomma, comportarsi in un certo modo, quindi sì, ci divertiamo, usciamo, però quando c'è da fare sul serio facciamo sul serio. Ripeto, difetti ne potrei elencare un miliardo, però penso che non mi sono mai reputato un navigatore professionista o uno che potrebbe arrivare a chissà quali livelli. Penso di aver raggiunto il mio di livello, che è quello che mi piace, cioè quello di farlo a livello amatoriale, di passione, e lunedì poi si ritorna a fare quello che si faceva tutti i giorni. Allora, qual è la tua auto preferita da rally sulla quale hai corso? Se qual hai gareggiato, via. Ho avuto la fortuna di correre con quasi tutte le macchine. Mi manca la WRC, poi le altre ho fatto ultimamente tante gare con la R5, con la Peugeot 208, poi ho corso con le Super 1006, con la Super 2000, con l'R3, quindi meno male ho avuto la fortuna di correre con tante macchine, ecco. Il 131 come macchina è nel complesso di correre con Paolo e come è fatta è veramente emozionante, anche perché non stai mai dritto neanche in rettilineo, quindi a livello di emozioni sicuramente è tanta roba. Anche la Super 1006, forse legato anche al fatto che abbiamo vinto quella gara là in maniera un po' inaspettata, cioè ci ho corso 2 o 3 gare, forse una di quelle macchine che mi è rimasta nel cuore anche per quel risultato là, ecco. Invece qual è la tua auto preferita con la quale non hai mai gareggiato? Lì ritorno, a parte le WRC che sono sicuramente le migliori macchine al mondo, però se dovessi proprio scegliere andrei più sulle storiche, quindi su un S4 o anche su una Delta. Ho avuto la fortuna, sempre grazie a Paolo, di fare un pezzo di prova speciale con Klausner, con la sua Audi Gruppo B, ed è stata una bella emozione, perché comunque sono macchine molto meccaniche, dove il pilota conta tanto, quindi se dovessi scegliere una macchina sceglierei l'S4, quindi andrei su una macchina vecchia, ecco. Si ricollega alla domanda di prima. Sì, esatto. Allora, ci scrivono nei commenti: quale rally vorresti correre per eccellenza? Più o meno è simile, sì, a quella di prima. Stefano si è perso forse l'inizio della diretta, dove ho detto che dovendo scegliere avrei scelto il rally della Finlandia. Penso che realisticamente, come emozioni, sia uno dei rally forse migliori. Anche il Monte Carlo è un rally molto particolare. Quest'anno abbiamo avuto un qualcosa di simile al Janner che abbiamo fatto con Paolo in Austria, che è una gara che come tipologia la fanno a gennaio, trovi la neve, infatti noi non ci abbiamo capito niente, nel senso che Paolo aveva preparato 1,5 milioni di tipi di gomme diverse, poi quando vai lì ti rendi conto che qualsiasi gomma usi non va bene, perché parti asciutto, poi trovi umido, poi puoi trovare ghiaccio, puoi trovare neve, quindi qualsiasi gomma metti non va bene, perché tanto c'è un pezzo di strada che non sarà l'ideale per quella gomma. Rimango sul rally della Finlandia, comunque, che sarebbe la gara dei sogni. Sempre nelle domande della diretta, un consiglio a navigatori con meno esperienza di te, o comunque chi all'inizio vuole diventare un buon navigatore.
ho intravisto prima che l'ha scritto Ale, che è un'altra amica, che anche lei è una, ha una famiglia di corsa, tra il babbo, il fratello e lei, sono tutte persone che comunque corrono e sono nell'ambiente, oltre che degli amici. Ecco. Un consiglio, io penso che la cosa principale, quando vai a correre, è conoscere i regolamenti. Quindi la prima cosa che direi a uno che vuole iniziare è prendi il librone famoso dove ci sono tutti i regolamenti e cerca di studiarteli, perché poi tutte le altre cose, uno può essere più bravo, meno bravo, più adatto, meno adatto, sono tanti fattori che un po' la strada alla fine ognuno se la crea correndo, perché l'esperienza, certe esperienze le puoi avere solo correndo. Man mano che corri, che anche con piloti diversi, tutti ti insegnano qualcosa, poi sei delle persone che magari ti danno dei consigli giusti. Il discorso dei regolamenti invece è un qualcosa che, se hai tempo, voglia e pazienza di studiarteli, hai comunque una base che nessuno ti può togliere, a prescindere poi dalle esperienze sportive, e quelle sono quelle cose che comunque ti rendono sicuro, sai cosa devi fare, sai quando lo devi fare, anche perché nei rally ci sono tanti aspetti legati alla sicurezza, e a volte quando corriamo 3 gare l'anno e siamo, diciamo, gli sportivi della domenica, quelle cose non sempre le seguiamo al massimo, però quando veramente poi succedono le cose, se sai cosa devi fare, se sei preparato, puoi davvero evitare delle cose spiacevoli, ecco. Quindi quello che consiglierei è studiate i regolamenti, io cerco di farlo ogni anno. Non ti puoi ricordare tutto, perché a parte chi lo fa per professione o chi fa 20 gare l'anno, però se te ne ricordi l'80% delle regole, sì, è una buona base. Allora, Federico ci chiede: è più difficile affrontare il rally del Vermentino o il terzo tempo del rally del Vermentino? Allora, noi al Vermentino ci teniamo molto anche al terzo tempo, oltre a, come dicevo, essere il gruppo di appassionati che organizza la gara e cerca di farla al massimo delle possibilità in tutti gli aspetti, e di solito cerchiamo di fare anche una sorta di festa finita la gara, dove partecipano un po' tutti, e poi questa festa si può protrarre nella notte, nei bar, nei pub, nelle sale che ci possono essere, che sono quasi aperte per l'occasione. Cioè per l'occasione rimangono aperte fin tardi, e a volte il terzo tempo è veramente difficile, perché diventa quarto e quinto, magari si finisce il mattino e, come tutte le feste, porta dietro tutti gli strascichi di una notte da leoni, e quindi non sempre è facile il mattino dopo soprattutto essere tranquilli e sereni dopo la notte. La gara magari può andare bene, male, e sappiamo com'è il terzo tempo, è sempre una cosa a parte. Ok. Qual è il pilota con cui ti trovi meglio? Ma allora, stesso discorso che facevo prima, fortunatamente corro con i piloti con cui mi trovo. Cioè, sono ai Marrone, sono delle persone di famiglia, con cui corro da tantissimi anni. Hanno un sistema di note che conosco benissimo, sono persone con cui ho un rapporto fraterno, e quindi correre con loro è veramente facile. È come fare una cosa normale, ecco, come quando andiamo a mangiarci una pizza. Stesso discorso è diventato con Paolo, che anche lui, forse dall'esterno le cose che fa sono incredibili. Dentro la macchina, dopo la prima gara, che è stata quella più di impatto, ho capito che tutto quello che fa è una cosa che è voluta. E lui a volte scherzosamente dice che è anche fortunato, però veramente ha uno stile di guida e una capacità unica. Quindi lui, sei veramente tranquillo, perché gli vedi fare delle cose con la macchina che capisci che veramente sono dotti. Quindi ho la fortuna di correre, ho sempre corso, la verità, con tutti i piloti con cui ho corso, bene o male mi sono trovato bene quasi con tutti. I primi anni ho anche cambiato io con diversi piloti, adesso gli ultimi anni corro praticamente solo con loro, però anche perché, cioè, sono tutte persone con cui ho un rapporto anche forse fuori dalle gare, quindi sono veramente contento, ecco, mi trovo molto bene con tutti quelli con cui corro.
Ok, ci scrivono nei commenti. Anche Paolo ci tiene al terzo tempo. Allora, adesso io non vorrei rovinare l'immagine di un personaggio come Paolo. Chiediamo conferma anche a lui. Quindi non racconterò tutti gli episodi post gara, però anche lui è una persona che vive la gara come noi, tanto è vero che per lui il Rally del Vermentino penso che non sia solo l'aspetto sportivo, ma come ha detto più volte viene da noi perché trova tutto, quindi anche il divertimento e anche il terzo tempo partecipa, posso dire che partecipa nel pieno delle sue potenzialità, ecco, quindi è uno di noi anche in quel lato lì, ecco. Chiediamo conferma semmai. Io avevo detto prima che ci mancava la dichiarazione d'amore in questa diretta. Alla Federica ci scrive: a parte le cavolate, uno dei migliori della Sardegna, stessa è una grande persona. Anche lui è un amico di cui ho pagato. No. Alla spero fine non ti ha convenuto. Però allora in Sardegna io penso che comunque ci sia un bel ambiente a livello realistico, perché a parte forse qualche persona, che può essere anche un lato caratteriale, c'è un'amicizia tra di noi che corriamo, non vedo grosse rivalità, anzi vedo il piacere, comunque siamo tutte persone che corriamo, come dicevo prima, la domenica, che facciamo gli sforzi, i sacrifici per fare quelle 2 o 3 gare l'anno, e magari se una gara va male a te, vedere che a un altro, una persona con cui hai un bel rapporto, sei un amico, fa una bella gara o ha delle soddisfazioni correndo, è una cosa solo che fa piacere. Per fare un esempio, con Federico, che noi chiamiamo Chico, Federico penso che lo chiamino un po' forse non so se i genitori o qualcuno di famiglia può chiamarlo Chico, Federico, ma per noi tutti Chico, con lui e con tanti altri abbiamo un gruppo su WhatsApp che si chiama, lo posso dire, gli Alco Porno Realisti, per il gruppo dove scriviamo di tutto, e siamo un gruppo di persone che siamo amici, è tutta gente che comunque frequenta l'ambiente, ed è un gruppo vasto di amici che corrono, quindi questo è un po' l'ambiente che abbiamo, ecco. Anche, diciamo, a livello di pubblico, perché noi siamo stati a vedere lo scorso anno la Sardegna, proprio anche a livello di pubblico siete molto cordiali, molto festosi, penso sia proprio una parte che vi caratterizza. Sì, diciamo che ci piace che, insomma, che le persone che vengono nei nostri posti o nelle nostre manifestazioni, come può essere il Rally del Vermentino, abbiano un bel ricordo, anche perché per noi il rally è una festa, non è solo uno sport, è un qualcosa che comunque c'è tutto un lavoro dietro che deve essere una festa, perché non è un lavoro, non lo facciamo per soldi. Quindi ci piace che anche le persone che vengono, magari che non ci conoscono, come è stato per Paolo i primi anni, come tutti gli amici che sono venuti a partecipare alle nostre gare, abbiano il piacere e un bel ricordo di noi e delle nostri posti, delle nostre gare, ecco. Quindi ci piace questo aspetto dell'ospitalità, e penso che sia una sorta di caratteristica, di una cosa che ci piace, che abbiamo sempre messo tra le prime cose più importanti delle manifestazioni e delle gare. Non importante. E il tuo idolo? Allora, il mio idolo realistico, a parte Toivonen, che non ho mai visto dal vivo, perché purtroppo è mancato tanti anni fa, è stato Colin McRae, che sempre per il discorso dell'aspetto di essere spettacolare, del suo modo di guidare, è uno di quei piloti che magari in carriera non hanno vinto tantissimo, però a livello di emozioni ti hanno regalato tantissimo, e io conservo gelosamente un ricordo con lui, perché nel 2005 forse sono riuscito a farmi una fotografia con lui, perché quando la Fiat ha sviluppato la grande punto Super 2000 che usava Andreucci, forse il suo primissimo test lo ha effettuato in Sardegna, quello su terra, quindi è venuta la Fiat con un team che ci abbiamo qua che organizza questo tipo di test,
E all'epoca collaboravo, ero anche abbastanza giovane, non avevo iniziato a correre, ho iniziato l'anno dopo. Collaboravo con loro, mi chiamavano quando c'era da fare servizi e non sapevamo niente che dovesse venire con le McCree. E invece un po' forse l'hanno fatto per spot, un po' forse per avere due consigli. L'ultimo giorno di test, non so quanti lo sanno, però Colin McCree ha fatto una mattina di test con la, appunto, a parte la Super 2000. Lui è arrivato il sabato, noi eravamo al ristorante che eravamo pronti a cenare, il gruppo che faceva questi test, e ad un certo punto vediamo un personaggio entrare dalla porta. Io penso di averlo riconosciuto dopo un secondo e mezzo, ho detto, porca miseria, questo è Colin McCree. Effettivamente era lui, si è seduto, ha cenato con noi, ovviamente non sono riuscito a parlarci granché perché con l'inglese poco, all'epoca forse anche meno, e quindi però ho avuto il piacere di mangiare di fronte a lui, nel senso vicino a lui, e poi il giorno dopo, finiti i test, mi sono fatto una foto con lui. Quello è un grande ricordo, di aver conosciuto un personaggio del suo carisma e della sua bravura. Ecco. Allora, quali sono i tuoi progetti futuri? Diciamo che adesso principalmente siamo tutti alla finestra in attesa che si sblocchi un po' questa situazione che purtroppo coinvolge tutto e tutti, quindi ora è anche difficile fare dei progetti, non faccio grandi progetti a lungo termine anche perché non ho obiettivi di fare campionati piuttosto che qualcosa di più di quello che faccio ora. Sicuramente appena ripartiranno le gare riprenderò a correre qua nei rally nostri con i miei piloti abituali della famiglia Marrone. In più, quando ci sarà la possibilità che Paolo mi chiamerà per andare a fare qualche gara con lui, mi metto sul primo aereo, ovviamente parto perché sono sempre delle esperienze bellissime, quindi diciamo che nessun progetto particolare se non quello di continuare a fare quello che ho fatto gli ultimi anni. Ecco. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Allora, realisticamente penso di aver avuto più di quello che sono arrivato a sognare, perché quando ero ragazzino il sogno forse era riuscire prima a fare un giro su una macchina da gara, poi magari con adesso iniziare a correre. Quindi altri sogni ora è difficile farmi perché i sogni erano quelli di riuscire un giorno ad avere anch'io la tuta e il casco, ed era una cosa che prima mi sembrava realizzabile, invece poi un po' la fortuna di trovare le persone giuste, un po' la passione, un po' tutto, ho iniziato a correre e dai rally ho avuto comunque più di quello che avevo pensato e sognato, perché sicuramente ho avuto, perlomeno per quanto mi riguarda, i risultati che ho avuto, le persone con cui ho corso, le gare che ho fatto, sono andate oltre le aspettative, ecco. Quindi sono appagato al massimo da quello che ho avuto. Ok. Poi l'ultima domanda, se non ce ne sono altre in chat, consigli per chi vuole dipendere questo sport? Com'è? Consigli? Per chi vuole intraprendere questo sport. Ma allora, forse diciamo che a volte sembra anche più difficile di quello che è, perché soprattutto per gli appassionati magari vedono, come perlomeno vedevo io quando, prima di iniziare, vedevo qualcosa di raggiungibile. Io penso che se uno è veramente appassionato, diciamo che un modo lo trova. Poi dipende anche da cosa vuole fare, perché l'esempio del navigatore, se hai la fortuna magari di avere degli amici che corrono, di conoscere qualcuno dell'ambiente piuttosto che una scuderia, piuttosto che qualcuno, secondo me se ci metti passione ci riesci, perché io per dire ho iniziato a fare il commissario del percorso perché comunque era un ambiente che mi piaceva, ho sempre seguito le gare da piccolissimo e quindi volevo arrivare a correre, e appena ne ho avuto la possibilità, grazie agli amici, grazie alle persone che correvano già, grazie al fatto che comunque per noi il rally era una cosa abituale nel mio paese, ci sono riuscito. Poi una volta che inizi è tutto diverso, perché comunque entri in un mondo, vedi le cose in un altro aspetto e
piano piano riesci. Certo che comunque è uno sport, soprattutto se vuoi guidare, che è dispendioso, molto caro, costa, devi riuscire a trovare degli sponsor, tipo in questi periodi è difficile, sarà ancora più difficile da ora in avanti trovare degli sponsor, però bisogna anche un po' accontentarsi, perché molti pensano che iniziare a correre ti immagini già seduto a fianco ad Andreucci, quindi vorresti già iniziare a correre con la R5, invece io tuttora, se mi capita, faccio le gare con la Saxonia 2 e mi diverto tantissimo. Bisogna anche capire che magari puoi anche arrivare a correre in certi modi, però la base, il divertimento è nelle macchine piccole, nelle gare piccole, nelle cose, nelle soddisfazioni piccole, ecco. Quindi se uno vuole iniziare ci vuole la passione, la determinazione e l'accontentarsi, soprattutto all'inizio. Ok. Ascolta, abbiamo ancora 4 domande. Il problema è che abbiamo 55 minuti di diretta. Abbiamo 4 minuti ancora, perché dopo 60 minuti le live si stoppano su Instagram. Non so, per fare musica, Instagram ha posto l'ora massima. Quindi dici te, poi possiamo stoppare dopo e ne rifacciamo un'altra, oppure finiamo queste domande. Non so come sono arrivato a budget per le persone che stanno scrivendo, quindi dovrei vedere chi sta scrivendo e quanto mi stanno costando. Il che altro è quello. Vabbè. Allora, Sara Elbailand ci chiede, ti piacerebbe fare l'Elba? Ma ne ho sempre sentito parlare come una bella gara. La verità, per noi che siamo qua in Sardegna, non è facilissimo correre fuori e spostarci fuori. Piacerebbe? Sicuramente sì, ma mi piacerebbe farne tante, devo dire la verità. Però un po' gli impegni di lavoro, che più di un tot gare l'anno viene difficile fare, un po' il fatto che comunque siamo su un'isola, un po' le corriamo già e quindi non è facilissimo, ecco. Però come a piacere sicuramente mi piacerebbe. Allora, Federico ci chiede, navigheresti cantando? No, ha scritto Cattango, che è una persona simpaticissima che corre qua in Sardegna, che tra l'altro è un suo amico, è anche un amico nostro, insomma, una persona molto simpatica. Chissà, magari potrebbe anche succedere, mai dire mai. Ok. Questo signore qua fa il modesto, ma è uno dei navigatori più titolati in Sardegna, da parte di Massimo. Masino forse l'ha scritto, se non ho visto male. Questa è una cosa, eh. Sì, Masino, scusa, ma... Questa mi costa, sicuramente mi costa più delle altre, come volta. Ringrazio Masino. Ringrazio Masino, che, come dicevo prima, oltre ad essere un pilota molto veloce, è anche un amico ed è una persona molto, molto, molto in gamba. Quindi lo ringrazio, sa che la stima ci sentiamo a volte in periodo di gare, sa che la stima è reciproca. Alessandro, Fresh, c'è crisi e noi abbiamo tempo. Lui, dovete sapere che è il presidente della nostra associazione, lui è il presidente dell'associazione che organizza il Rally del Vermentino, quindi... Mi immaginavo che scrivesse qualcosa, perché me l'aveva già minacciato, però non è stato bravo, dai. Anche perché lo sento 2 ore al giorno al telefono, quindi non era proprio urgente. Ok, allora, noi qua non abbiamo altre domande. Tanto non le voglio fare, in tal caso ristoppiamo la diretta e ne rimettiamo un'altra, perché appunto ci abbiamo il limite di Instagram, sì. Oppure se non c'è nessun'altra domanda ti lasciamo libero. Sì, mi sa che vedo, ecco, Pierangela, la moglie di Alessandro, si è messa a ridere perché facciamo ore di chiamate, penso che un giorno o l'altro ci troveremo tutti e due fuori di casa con la valigia. Malika dice grande fra. Anche lei è da pagare. No. Anche lei è da pagare, ed è Malika, è una mia sorellina acquisita, anche in realtà siamo cugini, però è una sorellina, quindi anche lei di parte, come vedete tutta gente che scrive, che, gente che ho pagato, che comunque hanno un motivo. Bye. Alessandro, parliamo d'amore, preso, mi sa che qua dovremo rimettere la nuova diretta. Non è vero, parliamo per ore di rally.
Dai, allora qua c'è partito il conto alla rovescia per la fine della diretta. Quindi. Dici se la vuoi fare un'altra, se no finiamo qui. Come volete, non c'è nessun problema. Tanto oggi è festa, però mi sa che abbiamo forse finito con le domande. Abbiamo un'altra di sì. Mi aspettiamo. Preso e ci siamo. Purtroppo ci ha stoppato la diretta. Stiamo parlando a molte persone. Com'è affollato? Non sai che questa parte chi ve l'ha registrata? Sì. Ovvio, finirà su YouTube. Ovvio. Vai. Dai, ci siamo. Purtroppo ci ha stoppato Instagram. Siamo andato via, forse ha capito anche Instagram che stavo dicendo troppe fesserie, quindi stoppiamo. No, forse perché ho paura spendessi troppo. No, vabbè, forse per scusami il termine, pararti un po' il culo quando hanno detto parlaci d'amore. Sì, lì si sta mettendo male. No, per fortuna da quel lato lì non corriamo, abbiamo le idee ben chiare. Più che altro che abbiamo tutti e due una grande passione, quindi oltre il fatto che abbiamo questa manifestazione, quindi ci sentiamo spesso, siamo anche degli amici ovviamente. Quindi. Ok, e allora, dato che abbiamo un'altra diretta, qualcuno ha qualche altra domanda? Sì, finiamo la messata di Francesco. Vi avviso che le prossime il budget è finito, saranno gratuite, quindi. Io volevo chiedere e voglio scrivere nei commenti. Allora, se no ti Davide, ovvero costui, ci chiede cosa ne pensi delle auto N5. Allora, le auto N5 non le ho ancora viste dal vivo, le ho seguite nei vari giornali, insomma. Penso che sia una formula interessante, perché comunque, da quello che ho capito, sono delle macchine che vanno un po' a prendere il posto delle gruppo N, però in più hanno il cambio sequenziale, hanno un motore che credo che sia tra l'altro dalla base della Peugeot 208, sì. Sono più lente dell'R5, però sono già delle macchine da corsa rispetto comunque alle gruppo N che hanno una derivazione stradale, e quindi diciamo che sono, penso, un gradino in più, hanno dei costi, da quello che ho capito, abbastanza contenuti rispetto ad altre macchine. In più sono delle macchine a trazione integrale, penso che sia una bella formula, ecco. Vediamo un po' se vanno avanti e se effettivamente poi ne vedremo tante, anche perché hanno una cosa che a me piace, il fatto che comunque è un kit che puoi mettere su qualsiasi tipo di macchina, o comunque su tante macchine, non per forza devono essere, cosa ne so, le Peugeot, le Fiesta, le Skoda, lì le puoi mettere anche, ho visto, su macchine, sulle Kia, su macchine diverse, e quindi questo, vedere una macchina diversa, anche se poi meccanicamente sono tutte uguali, è un qualcosa di carino, dai, mi sembra una bella formula. Poi, se ci sono domande, ti lasciamo andare davvero stavolta. Ho visto che è ritornato Paolo. Facci una domanda anche te, su. Paolo, guarda che inizia a raccontare tutti gli episodi, quelli extra lunghi. Quelli... La situazione si sta mettendo male. Lì davvero. Adesso toccherà, lui paga perché... il tuo silenzio, così dovrai pagare coloro che ti hanno fatto la domanda. Sì, ma anche perché devo dire, è una cosa che racconto sempre, correre con Paolo non è solo l'aspetto della gara, di stare dentro una macchina, ma veramente sono dei giorni che sono belli, ci divertiamo da quando partiamo a quando arriviamo, perché poi sia lui che il suo gruppo, tutte le persone che ci seguono durante le gare sono persone veramente speciali, simpatiche, quindi... È veramente, sono tanti episodi divertenti, insomma, ci ridiamo veramente tanto. Allora, allora, parliamo di sesso. Cosa ne pensi del rally del futuro? Ci sarà uno stravolgimento della serie? Qual è la tua opinione? Ma immagino che intenda legato a,
a questa situazione che stiamo vivendo. Ecco, non lo so come si potrà risolvere e come si potrà continuare a correre durante questa situazione. Sì, ho letto qualcosa, ho visto qualcosa e spero che non sia così, perché personalmente ho letto di gare senza pubblico, partenze, arrivi, parco assistenza chiusi, solo gli addetti lavori, prove speciali interdette alla gente. Non ne vedo, anche se capisco che magari c'è la necessità di far ripartire le gare, perché comunque ci sono tanti noleggiatori che per loro è un lavoro, ci sono tante persone che comunque a Tornerelli ci lavorano. Però allo stesso tempo andare a fare una gara senza pubblico, cioè, è un po' come fare un test. Un test uno se lo organizza, si fa il suo giretto in macchina. Quando vai a correre ti piace vedere gli amici che vengono a seguire le gare, ti piace vedere la piazza quando arrivi con la gente, ti piace in una curva vedere un assembramento di persone. Immaginare delle gare senza tutto questo, non riesco veramente a entrare nell'ottica. Quindi io sinceramente a quel punto preferirei aspettare qualche mese in più e ripartire bene con le persone, che non magari fare le gare a tutti i costi però senza gente, anche perché perlomeno per come la vediamo noi il rally non è solo sport ma è una manifestazione, quindi la manifestazione deve portare le gente, perché deve creare anche un'economia, perché per il territorio che la ospita il rally è economia. E pensare che si possa fare una gara dicendo alle persone noi corriamo ma voi non venite a vedere, da appassionato è una cosa che non riesco a immaginare. Ecco, quindi mi auguro che si possa ripartire con tutte le precauzioni, delle distanze, delle mascherine, di quello che ci può essere, ma che la gente possa andare a vederlo, perché se non è così, sinceramente preferirei aspettare. Poi essendo anche all'aperto dovrebbe essere anche più facile rispettare le distanze. Sì, infatti, è vero anche che dipende anche di che gara parli. Immagino una cosa più difficile, il Rally Legend che abbiamo nominato prima, dove ci sono veramente migliaia di persone e dove magari può essere più difficile tenere le distanze. Però nelle gare anche minori, con il buon senso, spero, delle persone, insomma, che si possano fare in maniera diversa, in maniera controllata, ma che comunque le persone ci siano a vedere la gara, se no ne perde un po' il senso, secondo me. Allora, Stefano dice, è vero che sei in forma smagliante, che diavolo consigli in questo momento a noi sportivi? Allora, anche questo non è vero, perché come molti, purtroppo, questo periodo di quarantena mi ha regalato qualche chilo. Infatti sto valutando l'opzione, siccome ho quattro tute della stessa misura, sto guardando se si possono aprire i lati, fargli un intaglio per l'allargamento, perché altrimenti ora probabilmente faccio fatica a rientrarci, quindi no, proprio non sono nella posizione di poter dare consigli, anzi spero che ci facciano riuscire da casa in modo che farò finta di andare a correre anch'io per magari rimettermi più o meno in forma. Non so lì da voi, però qua in Toscana da oggi in teoria si può andare a fare attività all'aperto sia in bici che a piedi. Sì, allora non ho seguito tantissimo le date, so che dal 4 maggio dovrebbe esserci un allentamento anche infatti di andare di nuovo nei parchi tenendo le distanze, tutte le cose varie, però adesso questi giorni ormai il 1 maggio facciamo saltare, quindi sono già concentrato a lunedì, dai. Se no poi se scopro che posso andare da domani. Sì, ma poi se scopro che posso andare da domani entro in crisi, perché allora non ho più scuse, quindi devo andare per forza. È 2 mesi che dico quando riaprono vado a correre, invece magari poi non ci vado, quindi... No, ma oggi è il 1 maggio, domani è il ponte del 1 maggio, sì, da lunedì, no, è il lunedì prossimo. Ho già le scuse pronte per questi giorni, ce le ho, quindi... Federico ci chiede, qual è la PS che ti è rimasta più impressa nel Rally Sardegna escludendo il mondiale? Ah, bella domanda, ce ne sono tante. Dai, per campanellismo dico
il ponte di Ana, che è una delle prove che facevamo su asfalto alle RL del Vermentino, che tra l'altro è una di quelle prove storiche che dicevo del Costa Smeralda, ed è una prova che non penso solo a me, ma a tanti è rimasta un po' nel cuore, perché è una prova molto tecnica, veloce, insomma. Scelgo quella per tutto quello che c'è dietro a livello personale, dai. Poi, invece, domanda personale. Per quanto riguarda una PS che ti piace di più per quanto riguarda il mondiale, in Sardegna? Allora, il mondiale, devo dire la verità, ce ne sono tante belle, perché comunque, ovviamente, essendo una gara del mondiale, la scelta è ricaduta sulle migliori prove della zona. Ce ne sono tante. A me piacciono molto quelle del Monte Acuto verso Alabu, Dusò, quindi la Loelle, la Monte Lerno. Sono prove che comunque sono belle di fondo, trovi tutto, salti, ripartenze, veloce, salite, discese, sono veramente belle. Quindi diciamo che quelle prove lì, Monte Lerno e Loelle, sono tra le mie preferite. Rene Vermentino lo scrive: hai mai pensato di navigare una pilota donna? Ma non mi è mai capitato, quindi non me lo sono posto il problema, anche perché diciamo che guidano non sono tantissime. Finora non me lo sono mai, però non penso, insomma, che le donne siano così tragiche alla guida come molti maschi, quindi perché no? Ci sono dei casi, come può essere la Tamara Molinaro, che è una pilota velocissima, e quindi perché no? Sicuramente correre con una ragazza come lei è come correre con un ragazzo, nel senso, ha delle doti di guida che non penso che siano da invidiare a tanti ragazzi, anzi, vedo che a volte, anche in passato, si è fatta ben onore con i maschietti, quindi non sarebbe un problema da quel lato lì. Ecco. Ciao Darka, ci dice: Melè, Rally di Sperlonga? Anche stessa cosa dell'Elba, anche la Sperlonga, tra l'altro ci sono diversi amici sardi che hanno partecipato e ne ho sempre sentito parlare come una bella gara. Stesso discorso del Rally d'Elba, è difficile ipotizzare una partecipazione per tutti i motivi che dicevo prima, legati al fatto del lavoro, degli impegni, delle gare qua, della difficoltà anche di spostarsi, perché comunque devi prendere un aereo, devi poi spostarti quando arrivi su, insomma, è un po' sempre, quando vado con Paolo, comunque dobbiamo sempre organizzare un po' tutto, quindi anche gli spostamenti, aereo, treni, incontri, è sempre una cosa un po' diversa per noi muoverci, quindi chissà, potrebbe capitare, non è neanche escluso, ecco. Okay. Non abbiamo, forse è la volta buona che possiamo lasciarti libero. Beh, ho finito, sono in bancarotta, quindi. Un'altra domanda. Tore punta carta, cosa non deve mancare a un navigatore? Ecco, Tore, che è un altro ragazzo super appassionato, che è veramente una persona che segue tantissimo le gare, quindi è anche un amico, dai. Cosa non deve mancare a un navigatore? La matita, come si dice. La matita, le matite sono l'astuccetto delle penne, delle matite sono le cose sacre per i navigatori. Non deve mancare, sicuramente un navigatore non può aver paura, perché comunque ti devi affidare a chi sta guidando, anche se capita di aver paura durante le gare per tanti motivi, però già di base, secondo me, una persona timorosa non dovrebbe farlo questo sport, perché a volte comunque è capitato di vedere magari persone con ansia o con momenti di panico. Io penso che una delle caratteristiche sia quella di avere la calma, un po' di sangue freddo, perché comunque a volte devi anche gestire delle situazioni, quindi penso che la calma e il sangue freddo siano delle cose essenziali. Ora, se non ci sono altre domande, ti lasciamo andare, a meno di tenere anche un po' di soldi nel portafoglio. Chiedimi che poi non so cosa fare. Glielo scrivo in privato.
Dai. Dai, su, ti lasciamo scappare, almeno ti rimane qualche soldo. Sì, infatti, dai. Allora, grazie mille per aver partecipato. Grazie a voi, ragazzi, di questa intervista. L'intervista, come si può dire? Non sono proprio abituato, ma di solito quando ci sono telecamere o cose del genere me ne scappo, non sono proprio uno molto social quell'anno. Però è stato piacevole e divertente. Vai, speriamo di vederti in qualche rally o a Legend, o poi se torneremo in Sardegna. Ci dicono che devi aprire il gruppo. Non posso immaginare cosa trovo adesso quando apro gli insulti che non hanno scritto. Sicuramente troverai i conti. Bene, devi tosta a me, tosta a me. Immagino già cosa posso trovare. Vai, perfetto. Grazie mille ancora per aver partecipato. Chicono, sei bellissimo. Dai. Bravi tutti. Sì. Come non ho sentito? Ah, l'amore, perché sei bellissimo. Ah, sì, anche sì. Veramente stanno tutti scherzando. Potrei intervistare Stefano Punda. Dopo scrivimi in chat privata qui su Instagram, dopo ci mettiamo d'accordo. Sì, ci organizziamo, dai. Stefano è una persona veramente... Sarebbe una bella intervista, anche perché è una persona simpaticissima e ha veramente delle cose, secondo me, da raccontare molto divertenti. Quindi ve lo consiglio. Sarebbe una bella intervista. Ovviamente mi vendicherò di tutto quello che mi ha scritto su di Stefano. Parteciperò a ricambiare tutte le cose belle che mi ha scritto. Il Vermentino scrive complimenti a tutti, Stefano, sei un figo. Sì, infatti, è già iniziato la preparazione alla prossima intervista. Grande Francesco, vai. Ci dicono. Ok. Se volete consigliarci qualcuno per le dirette, ce lo scrivete in chat che noi saremo... Eccolo qua, Stefano. Cercare di portarlo sul canale. Maledetti. Tra l'altro anche lui corre con un super pilota... Oltre a correre con la famiglia Marrone, come me, perché anche lui è un navigatore storico di Stefano, con cui hanno fatto tante battaglie, tante gare, tanti bei risultati, corre anche con Andrea De Luna, quindi anche lui ha un personaggio spettacolare tra i suoi piloti, che anche Andrea è uno che gli piace molto giocare con la macchina tra traversi e cose varie. Ecco. Ok. Grazie per i complimenti, Federico. Ragazzi, vi ringrazio di tutto e continueremo a seguire ovviamente tutti. Grazie a te per aver partecipato. Continueremo a seguire. Grazie a tutti quanti per aver visto la diretta. E ci sentiamo, dai. Saluti. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao a tutti. State connessi perché a breve ci saranno delle novità, magari qualche diretta con qualcuno. Quindi vi aspettiamo. Ciao a tutti. Ciao.